Ciao a tutti, questa è Katia e bentornati nel mio canale. Per quelli che sono nuovi, io mi chiamo Katia e sono metà italiana e metà filippina. Sto facendo di nuovo un altro video qua dove parlo solamente in italiano perché ho visto che nell'altro video che ho fatto tanti di voi hanno chiesto che ne facessi un altro e io proprio penso che se voi l'avete chiesto è meglio farlo. E allora oggi andremo al centro commerciale io e i miei. E questo è il mio outfit del giorno, vi mostro. Ecco qua, qualcosa di molto semplice. Scarpe bianche, bianche qua sopra. E poi mi sono portata una giacca color verde oliva, ecco. Poi volevo anche mostrarvi, se vi ricordate dal video precedente dove parlavo solo in italiano, stavo dipingendo qualcosa. E direi che sono andata un po' avanti e sta andando proprio alla grande. E penso che è davvero molto, beh, diciamo non molto bella, però ci siamo perché guarda anche i dettagli che ci ho fatto. E anche qui, questo qua è un mio dipinto. Anche questi tre sono i miei. Beh, comunque. Abbiamo qua il nostro Cervi, un po' triste che ce ne andiamo. E il papà qua con una maglietta arancione molto acceso, devo dire, eh. Bello vivo, Sì, vivo. molto vivo. Ah, facci vedere il progetto che hai appena concluso. Questo qua. Ecco, La quadriglia. la quadriglia. Questa qua ho solo dipinto l'omino, il papà ha fatto tutto il resto. Ha proprio fatto un bel lavoro. La quadriglia romana. Sei davvero bravissimo a queste Ah, cose. grazie, grazie. Oggi andremo a Clark e vi portiamo con noi. En route, è giusto? Sto anche imparando il francese prima. Beh, comunque siamo en route in Clark e c'è una fila adesso qua. E comunque se vi state chiedendo perché sono qua davanti e non la mamma, comunque ciao ma, Ciao. vestita molto bene. Comunque alla mamma non piace stare qua davanti perché ha un po' paura di come il papà guida. Esagerata. Hai visto? Si guida troppo forte. Voilà, si Più che sono forte, un po' velocino, veloce. un po' velocino. Veloce, veramente. Che esagerato proprio. Non sono Proprio qua si va veloce, che la velocità massima è 40 km all'ora. Per quella ragione sono io seduta qua davanti. E non vogliono che guido io. Vabbè, sono io che non voglio guidare. Ecco, che è meglio. Perché? Non è che non vogliono Vuole un che guida io. tartaruga. Sì, sono un po' lentina, un po', ma non tanto, eh. No, no, cioè a piedi si fa prima, insomma. Ma dai! Mamma mia! È un po' esagerato quella questione. Mi prendono sempre in giro e quando guido dicono che guido un po' troppo lento. Comunque, tanti di voi mi hanno chiesto da dove proviene il papà in Italia e lui è romagnolo, proprio. Cesenatico. È nato vicino al mare, a Cesenatico, Sul mare, proprio. sul mare dice. Mamma, oddio. E io non penso di avere un accento proprio perché più che altro quando ero in Italia ho vissuto più tempo nella regione Veneta, quindi siamo stati a Saglionze e poi anche a Peschiera del Garda, quindi se ho un accento magari veneta, però il papà mi dice che non ho un accento, vero? Non pensi che ho un Non c'è l'accento. accento? Dice che non ce l'ho. Ecco, lui invece è proprio romagnolo. Eh sì. Vorrei proprio andarci a Cesenatico perché mi dice che è davvero molto bello di là. Dobbiamo No, andarci un giorno. d'estate, perché d'inverno è un mortorio. Sì, siamo già Con me? Sì, anche con anche te. con Alessio. Ah, ma non Non mi ti ricordo ricordo. più. No, non mi ricordo. Mamma mia. Noi stiamo andando lì a Aniles e siamo quasi vicini. Oh, il sole è sparito, ragazzi. Prima c'era un sole, adesso non c'è più. E il papà c'ha ancora gli occhiali. Per il riverbero. Cos'è? Il riverbero del sole, quando il sole non c'è che fa il riverbero. Riverbero, parola del giorno, riverbero. Cosa vuol dire riverbero? No, l'ho appena Il detto. riverbero è quando non c'è il sole, però c'è quella luce che ti dà fastidio, perché ha. Ho imparato una parola. Ecco, e siamo qua all'uscita. Ecco, questo è il centro commerciale che stiamo andando, che si chiama Marquis. Siamo appena arrivati e
E ecco, il sole è di nuovo fuori. È un po' strana questa storia. La mamma e il suo outfit. La missione di oggi è trovare un vestito per un matrimonio per la mamma. Speriamo che riusciamo a trovarne uno, eh? È un da bel po' che proviamo a cercarne uno. Dunque, ecco qua com'è la condizione qua. Pantaloni anche per te, amore, per il matrimonio. Il papà non... Ma perché non vuoi guardare i vestiti? Magari per fare così. Per un... Vai in matrimonio con quello lì. Mamma mia. Provaci ad andare con il matrimonio quello là. Lui sempre vuole andare in mare, sono vestiti per mare. Stiamo cercando una maglietta così bianca, una canottiera, ecco, perché il papà a casa usa solo questi, perché non gli piacciono le t-shirt. Troppo caldo. E allora no, non c'è bianco purtroppo. Questi sono un po' troppo, non so. E anche di questo materiale qua c'è solo questo. Ci vuole, vuole questo materiale così. Non c'è. Ok, il papà è andato là da handyman, allora siamo rimasti io e la mamma per cercare il suo vestito. E fino adesso non abbiamo trovato niente purtroppo, ma speriamo che qua a Mango ci sia qualcosa. Oh, che bello! Come se io non avessi già una giacca di quel colore. Però io vado matta per queste giacche. Che bello questo colore, eh? Mi piace tanto. Allora, alla fine abbiamo trovato il vestito per la mamma, ma non hanno la taglia qua a Marchi, quindi dovremo andare in un altro centro commerciale. E poi anche la mia sorella si è fatta comprare una borsa qua da Mango ed è molto molto carina, fallo vedere. È carinissimo, guardate! Così, è molto cute. Adesso andiamo qua a Marks & Spencer perché la mamma ha anche altre cose da prendere qua. Se c'è qualcosa che io amo, sono questi biscotti che sono buonissimissimi, intenderò. Forse questo, no, magari questo qua. Questo qua, dark chocolate, che al papà piace di più la cioccolata amara che quella al latte. Allora, forse mi prendo questa. Oppure tutte e due, non so, vedremo. Chiedo alla mamma. È buono. Questi sono buonissimi col latte o col caffè, ovviamente. Cavaliere, dove sei stato? Guarda, sono stato a comprare il pennellino piccolo. Pennellino? Per pitturare? Sì. Ah? Sì, poi alla fine lo fai usare a me. Che a volte il papà, come ho fatto vedere prima, ha i lavoretti. E lui dice, Katia, io so che tu sei più bravo di me a pitturare queste cose. La verità è verità, eh. Adesso ci prendiamo un buon caffè. Ma cosa pensi alla gente che dice che non puoi prendere il cappuccino nel pomeriggio? Ma dico che magari loro si bevono un tè come gli inglesi, a me va bene, io sono inglese. Ma io quello non lo so, penso che è nella parte sud. Siamo qua a Starbucks. Abbiamo qua il caffè, questo è della mamma, un coffee jelly, che sarebbe... con le robine sotto, non so come si chiama. E questo è un salted caramel cold brew. Sembra buonissimo. Vabbè, adesso andiamo in macchina. Finalmente un po' di caffè. È buono. Mi piace. Adesso stiamo andando a SM Clark per vedere se c'è il vestito della mamma di là. Il caffè l'ho quasi finito, era molto buono, però preferisco l'altro ordine che avevo fatto. Però comunque, se voi avete ancora qualche domanda su di me o il papà o la mamma o anche Alessa, basta che li scriviate sotto nei commenti e magari in un altro video possiamo rispondere, ecco. E anche la mamma sa parlare in italiano, perché anche lei ha vissuto ovviamente in Italia, vero ma? Sì, sì. Ecco, quindi ci capiamo tutti, io, Alessa, che sarebbe la mia sorella,
il papà così ci capiamo tutti anche con l'italiano serenamente. Il papà invece sa parlare 5 lingue. Sa parlare l'inglese, italiano, francese, tedesco. Ah, spagnolo, ecco. Io invece adesso sto imparando il francese, non so se l'avevo già detto prima, ma ecco. E lui è molto bravo, ma fino adesso non sa parlare il tagalog. Un po' solo. Un po', non so perché, però per me, anche per me, il tagalog è una lingua molto difficile, nella mia opinione. Che anche per te? È difficile, è un po' difficile. È differente tutte le lingue neolatine, anglosassoni. Sì, è vero. A me piace imparare lingue, culture. Adesso sto studiando il francese, come ho detto prima. E prima, quando ero un po' più giovane, vabbè, non è che sono così vecchia adesso, ma prima io studiavo il coreano. Ti ricordi? Perché guardavo così tanti Korean drama. Sto guardando anche il giapponese, ma non penso di riuscire anche a imparare la lingua. Ti immagini io con il giapponese? Ma no. Arigato cos'è? Un'altra bella linguetta anche quella. È un po' difficile. È un po' difficile. Però il cinese sarà il più difficile di tutti, penso io. Cinese, giapponese. L'arabo? Ah, anche quello sarà difficile. Hanno tutti i caratteri. Shokran. Anche il russo, il greco, ce n'è di lingue. Io so scrivere in coreano e anche leggerlo, ma non tantissimo, mi sono un po' dimenticata. E ecco qua, siamo a Clark. Siamo arrivati qua ad SM Clark. E adesso stiamo per andare a Mango, che magari là, come abbiamo detto prima, c'è il vestito della mamma. Speriamo proprio, perché stiamo girando da un bel po'. Ecco, adesso siamo in Mango. È più grande di quello di prima. Ah, eccolo. È questo quello che piace alla mamma. Questo qua in B. Io qua ho divinto lo chaperon della mamma. Ho preso tutti questi. Ora la mamma dovrà provare questi vestiti che ho scelto io. Vediamo, almeno gli piace uno, eh? Speriamo. Sono diventata proprio uno chaperon qua. E il papà si è già seduto. Cosa, ti sei già arreso? No, si sta meglio seduti. Un po' più comodo. Perché non vuoi fare lo shopping te, no? Ah, è la mia passione. Finalmente abbiamo trovato il vestito della mamma per il matrimonio. Vi faccio solo vedere il colorino lì. Ha preso uno di color blu. È come un blu royal. Te le inventi tu le cose, eh? No, ma in inglese si dice royal blue. Non so cos'è in italiano. Beh, di blu ce ne sono tantissimi. Beh. O mare... È più un royal blue, non so cosa in italiano, quindi diciamo così. Cosa hai detto? Ti metti a dieta, papà? Perché ho la pancia troppo... Allora non mangiare più pasta così. No, la pasta quella è proprio per la dieta, dieta mediterranea. No, non scherzo. È vero. Qua. C'è la dieta mediterranea, informati, è proprio fatta a base di pasta. Ok, ok. Non so se qui mi stai prendendo in giro o cosa. No, no, garantito. Sai, magari puoi togliere il riso. Ecco, il riso sì. No, non è che ci tieni molto col riso. Neanch'io, però la pasta, non dico mai di no alla pasta. Neanch'io, mai. Mai dire no alla pasta. Mai dire no. No, è vero. Non si può. No. Peccato, peccato. Peccato. L'ha detto anche il Papa. Ok. Giornata della mamma che fa lo shopping. Oh, siamo a giugno e ci sono già quelle robe lì. Sembra Natale. Non penso di aver detto la data di oggi, ma oggi è il 29 di giugno. Di giugno.
quindi fra un po' sarà già luglio. Adesso siamo qua da Dis perché dobbiamo cambiare il nostro rubinetto giù in cucina e allora siamo qua. Ecco. Però adesso il papà sta cercando per la pintura perché volevamo pitturare di nuovo i muri della cucina. Alla fine siamo andati con questo qua. Un po' bello, dai. Bellino. Ok, l'ora della cena. Penso che mangiamo a Chili's, che è di là. È un ristorante messicano, penso. Sono già le 6:30 però, eh. Normalmente mangiamo verso le 6. Sì, a casa mangiamo le 6, a volte le 5:30, eh. È vero. Allora io ho già fame. Parla... Non abbiamo fatto colazione. Ma che colazione? Merenda. Colazione. Siamo abituati a prendere merenda. Sì, alle 3 di solito mangiamo la merenda. Stavolta abbiamo bevuto il caffè e ora abbiamo un po' di fame. Comunque, adesso andiamo al ristorante. Ecco, questo è il ristorante dove mangeremo. Ecco qua, quindi puoi prenderti delle bistecche, fajitas, i nachos. Questi qua sono buonissimi. Ci sono anche un po' di cibi americani come di hamburger. Ok, il nostro antipasto qua abbiamo i nachos che il papà non ha più aspettato. Buon appetito. Buon appetito. Io ho fame. Com'è? Buono? Ecco. Mi sono lavata le mani, adesso assaggio. Buono. Allora, ho sbagliato. Questi sono i chicken quesadilla. E questi sono i nachos. Però sono rimasti pochi. Però sono davvero buonissimi. E questi sono i nachos che hanno anche la jalapeño sopra. Assaggia papà di nuovo. Com'è? Buono. Ti piace? Ottimo. Io non mangio il piccante, quindi tolgo il nachos via. Adesso assaggio solo. Ah, tolgo la jalapeño, scusate. Buono. Sono arrivate le ali di pollo senza osso con tantissimo formaggio. Abbiamo appena finito di mangiare la cena. Sei pieno? Pienissimo. E io pensavo che avevamo ordinato poco, ma invece ci ha riempito davvero tanto. Sarà anche perché non mangiamo tanto. Adesso ci compriamo una crostata qua da Buco Express. È questa. Che sarebbe una crostata di cocco fresco, così, ecco, ed è molto molto buona. Questo è il buco, vai. Adesso stiamo ritornando a casa perché abbiamo già finito di fare tutte le spese, lo shopping come dice il papà. Spero che vi siete divertiti e quindi niente, penso di finire il vlog qua. E se avete anche le domande, come ho detto prima, lasciateli qua sotto, oppure se ho sbagliato qualcosa in italiano correggetemi, che a me piace essere corretta, così non faccio più lo stesso sbaglio, ovviamente. E salutate. Ciao. Ciao. Ecco, è tutto e grazie per aver guardato. Un attimo, puoi parlare un attimino in romagnolo con me? Come l'accento? Ma sì, ma ti posso parlare anche in romagnolo, sul cascone in romagnolo, ma dai! Ecco, io non so parlare così. Ciao ciao, arrivederci! Alla prossima!